13 gennaio. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me. Apocalisse 3:20. Una vita cambiata. Pasqua Scaparra, negli anni della guerra, aveva perso il marito in combattimento ed era rimasta sola, con due figli in tenera età ed un fratello cieco a cui badare. Era amareggiata e si ribellava contro Dio perché credeva fosse stato ingiusto nei suoi confronti. Proprio in quel periodo arrivò nella sua città Lentini, una fervente credente. Le due donne si conobbero e nacque tra loro una sincera amicizia. La nuova arrivata esprimeva un amore indescrivibile, ma il messaggio che annunciava non suscitava in Pasqua nessun interesse. Una sera, dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro, Pasqua andò a letto per riposare. Si sentiva serena, ma non ne capiva il motivo. All'improvviso udì una voce cantare: «O voi che dormite ancora, per voi pure giunge l'aurora. Venite, questa è l'ora, adoriamo il Salvatore». Spinta ad alzarsi, aprì la porta e si trovò davanti una fervente serva di Dio che non si era stancata di seminare. Insieme pregarono e adorarono il Signore. Pasqua aprì a lui il suo cuore quella stessa sera. Da allora pace e gioia l'accompagnano perché non è più sola, ma c'è il Signore pronto a consolarla e prendersi cura di lei.